Cosa? Ma che... cosa è successo ora? Ma che è? Oh, eccoci qua, bentornati su Xenoverse per Aspera d'Astra. Inizia! Ora, quella che dovrebbe essere la parte finale del quarto DLC. Devo ancora affrontare il torneo pollo che si tiene nel terzo DLC. Ma lo farò post quarto DLC perché mi gira così. E quella di oggi dovrebbe essere, non dico l'ultima parte del DLC, ma l'inizio, per quanto me... Perlomeno l'inizio. Proseguendo con gli eventi non si potrà più tornare indietro. Ecco, e allora ci ho azzeccato. Vuoi proseguire comunque? Sì. Ho programmato la squadra in una certa maniera. Che poi suona male dire programmato. Diciamo che ho assegnato una mossa in particolare per sfuggire ai possibili kill che sicuramente mi arrecheranno i nemici. Secondo me sono i Tapu o i quattro cardinali, proprio il loro team completo. Che ho scoperto riguardo Aegislash? Alice, l'ho preso, l'ho catturato, ora rompiamo il vetro e entriamo. Aegislash si è risvegliato e l'hai catturato? Sì. Sono bravo, vero? Può sembrare strano, ma ne avevo il presentimento. Sono il prescelto. Oh, è quattro episodi che vado dicendo che sono il prescelto. Sarà che posso fare qualcosa di utile alla causa, no? Dai. Tu hai controllato il portale. Cosa hai scoperto? Nessun cambiamento particolare, ma devo dire che ha un aspetto veramente singolare. Vai a Aegislash. Ma... no. Dai. Cosa? Ma che... cosa è successo ora? Ma che è? Ma quello di Guido è che si fuma una roba buona, a quanto pare. Siamo forse dentro il Monte Zodiaco? Boh. Ma è tutto così caotico e strano. No, ma l'occhio che guarda. L'occhio scrutatore, sì, grandi. Sento girarmi la testa. Cascate a destra e a sinistra. O sono scale. Sono cascate. Ah, però come facciamo a salire? Ci sono delle persone lì. Dovremmo chiedere a loro cosa. Secondo te loro sanno cos'è successo? Ah no, sono cascate allora. Queste qui sono le scale. Perché non sembrava un portale. Cos'è accaduto qui? Perché tutto in questo stato? Non sappiamo cosa è successo. Stavamo facendo il nostro lavoro quando a un tratto è diventato tutto così. Se ci andate prima di sbloccare l'evento, quando cominciate il DLC, ed era normale, quindi... boh, cosa sarà successo? Dobbiamo proseguire a cercare i cardinali, forse loro sapranno dirci qualcosa. Ok, loro faranno tutto quanto possibile per supportarci. Bene, ho comprato nel caso rivitalizzanti e pozioni. Serviranno? E la squadra è questa. Stando a ciò che è successo negli altri DLC, ho pensato, me li porterà al 100. Speriamo di sì. Ah, ovviamente il Mewtwo l'ho catturato finalmente, l'ho chiamato D4C, che sarebbe Dirty Deeds Done Dirt Cheap, ovvero affari loschi a prezzi stracciati. Il nome l'avrei preso da uno stand di JoJo che l'ha preso da una canzone. Facciamo finta che me lo sono inventato io, eh. Ci prendiamo meriti. Allora, Scovile è al primo posto. Se dovessero esserci... ma che è ste palle? Se dovessero esserci nemici, mi arrangio. Oh! Attenzione! Sono l'Alter! Finalmente di nuovo fuori. Quindi era dentro di me, era rimasto. Pare proprio che ora comandi io. Alice? Non venire qui, eh. Link, che ti succede? Quell'aspetto. Ora che comando io farò l'esatto opposto di quello che vuoi fare. I comandi saranno invertiti, fai attenzione. No. Ah, quindi queste palle mi riportano al punto di partenza. Non posso proprio attraversarle, ok. Va bene, sto cercando di... ok, cerchiamo di capire un po' dove andare. Qua si glitcha tutto. Che fastidio.
Ah, devo premerci. Ok, frantumiamolo allora. Meglio controllare. Ok, ho capito. Pensavo di aver premuto. Mi sto abituando ai comandi invertiti. Ah, eccolo! Distruttore bolle. Bene. Ancora Pokémon, ma ho messo il repellente. 83, ma mi prendi per il culo allora! E dai però! Che seccatura! Ma non è possibile così! Basta lamentarsi. Andiamo avanti, Alice è Ah no, eccola. Che succede qui? Questo posto è completamente squilibrato. Mi sembra di essere entrata nella mente di un pazzoide! O di qualcuno che si è calato roba buona. I cardinali staranno bene? Dovremmo andare a controllare. Forza, Link! Sì, però, le pause, le pause! Oh. Attenzione. Ah, no, me ne vado. Vado a prendere un'altra strada. Forse di qua mi porta lo stesso da un... Sì, da un cardinale. Eh sì. Ok. Devo salvare allora. Ho messo davanti Scoville. Vediamo se la mia strategia funziona. Devo avere RNG buono. Devo avere RNG buono per farla funzionare. Come tutte le volte. Oh, chi è il primo? Il Tapu. Chi è Lele? Link, che gioia vederti. Un po' meno, sinceramente, per me. Fini. Ah, perché Lele è quello che c'è. Sì, è vero, la cozza. Tapu Fini è andato fuori controllo. Riesco a malapena a contenerlo. Potresti darmi una mano? Sono qui per questo. Io ho molta paura. Come se la godi lei. Oh yeah, livello 100. Allora, tossina e protezione, tossina e protezione, tossina e protezione. Buono. Quindi, primo turno avvelenato, Protection. Nero pulso. Allora, sicuramente mi sciotta. Energy palla. Doppia Protect funziona? Non credo. Allora, il veleno intanto fa dei buoni danni. Nero pulsar, nero pulsar. Ti posso mandare uno psico? Che il buio contro lo psico non ha effetto. È psico che non ha effetto contro buio, sono scemo. Però, la Protection. Ah, lanciafiamme? Signora Tapu Fini, ma lei è pazza nel cervello allora. Fa male però. Ora devo però vedere una cosa, se funziona, perché non ne ho idea. Devo vedere se funziona. Quindi contro lui farà lanciafiamme sicuramente. Difesa speciale, buono. Posso usarli! Posso usare il Revitalizzo! Questa è vinta proprio. Protection! Yes, proteggo. Dunque, il sub non ce l'ho più. La lancia astrale? Oh, snap! Brutto colpo. Finta. Allora. Protect sprecata. Ok, Protect. Bene. Allora, la tripla Protect non funzionerà. Mi ricarico, anche se ha fatto doppio calmamente. Ora ha un attacco speciale molto alto. Va bene. Quella Baccacedro era un po' OP, secondo me. Ok. Il nero pulsar, io sono terra, acciaio. Fa un danno normale, ma con due calmamente è molto. Se lei è tipo buio, non ho controllato. Ok, ancora lanciafiamme. Ma ragazzi, protection e. Non ho capito. Ho dato protezione a tutti comunque, tanto per essere chiari.
Quindi così funziona, ma devo tornare in... Non posso tornare indietro ora. A meno che non devo prima fare la lotta, poi posso tornare. Perché distruggo il simbolo dello Xenoverse. Ora abbiamo anche i Tapu. Beh, è giusto. Perché è giusto, è giusto. Un misterioso invasore sta attaccando il mondo in Zodiaco da giorni ormai. Stiamo effettuando un rituale necessario al contenimento dell'energia furia. Teniamo questo rituale ogni 5 anni al fine di ridurre l'impatto che la furia ha sul pianeta. Quindi sono diversi anni che ormai la furia è a piede libero. All'improvviso l'invasore ha trasformato il Monte Zodiaco ed il mio Tapu Fini è impazzito! Sono riuscito a malapena a contenerlo con le mie forze. La faccio a pugni! Se il mio presentimento è giusto, anche gli altri cardinali potrebbero aver bisogno del vostro aiuto. Io proverò a continuare il rituale sperando che serva a qualcosa. Non si chiude. Sono proprio un fallimento come cardinale. Forse è arrivato il momento di lasciare il mio posto a qualcuno di più meritevole. Signor Chua, non è questo il momento di abbattersi. Ognuno deve fare quel che può per rimediare alla situazione. Dico bene, Link? Io non sono Link. Io sono Alter. Non è molto convinto, Chua. Per niente. Oh. Ok, provo a uscire. C'è centro Porygon. Va bene, proseguiamo allora. Let's go. Ah, i comandi invertiti. Allora, vedo anche il vero me. Allora, vediamo un po' se ho capito. Ah, non devo proprio passare sopra le lastre. Ah, ma ogni volta che ci passo cambiano. Cambia anche l'alter. Ah, quindi posso passare solo dove c'è l'alter. Perché sennò torno indietro se vado sopra il vero me. Quindi ora è a posto. Ha di fatto la sola, ha fatto. Tutti. Ah, ok. Wow. Figata. Sembrano le mani di Super Mario 64 dentro la piramide. Quando non ho messo il repellente, già. Ah no, perché ora sono il vero me. Eh sì, però ascoltami, sono il vero me. Allora, penso di aver capito. Ah, c'è un altro. Ah, un altro specchio, bene. Non l'avevo notato. Ottimo. Oh, yes. Sì, vabbè, amico mio, però. Sono appena entrato. Non è che puoi fare come pare a te. Non posso neanche girare. Allora, questo. Ah, bene. Non credo fosse necessario. Però. Ok. Ah, ancora sopra ce ne sono altri. Ah, ok, qui non serve più, meno male. Meno male. Tutto per arrivare al secondo boss, poi. Fantastico. Mamma mia, questi sono malati proprio, guarda. Sono dei pazzi. Dei pazzi proprio del cervello. Mamma mia. Stessa tattica di prima. Le battaglie ora sono difficili in questa maniera. Ah, la cardinale Tatina! Quella di ghiaccio, dei draghi! Link, come mai sei qui? Beh, ecco, per quello. Il mio Tapu le sta dando di matto. Ma non preoccupatevi, basto io per fermarlo! Non credo. Anche lei va nel loop? Sì, va bene. Bene. Link, pare che Castelli sia bloccato in un loop. Dobbiamo aiutarla. Ora non dice più nulla.
bene, Lele. Tipo un paguro, lei. Allora, la toxin. Perché si è presa... Non ho capito... Non ho letto perché si è presa un botto di danni. Ma va bene, va benissimo. Avevo il bitorzo. No, che c'entra il bitorzolo? Attacco fisico. Quello era speciale. Guarda, ricarico Scovile tanto per capire. Non mi fa nulla. Però Tapuleli non fa male. Ok. Tapuleli. Tossina c'hai? Ma allora sei pazza. Non ne ho molte di iperpozze, però. Ah, ok, ok, ok. Mi sembrava strano, infatti. Mi sembrava. Allora, a sto punto, tanto che devo ricaricarlo dopo. Posso ricaricarlo dopo. Urto scuro, bella. Provo con la doppia protect, tanto... finito. Infatti, va bene. Va bene, va bene. Il veleno fa il suo lavoro, comunque. Poi lei ci prende pure qualche... Assorbisfera, ora. Mandiamo Lux, si protegge ed è finita. Facile. No, perché non fa male Lele? Perché non fa male Lele? Eppure nel competitive si usava. È un po' che non la vedo, ma si usava. Forse qui non è forte proprio lei. Non lo so. Assorbisfera. E infatti. Dovrebbe dirlo, però, assorbisfera ciucce punti di Lele. Però non lo dice. Va bene lo stesso. Poi qui abbiamo quelli specie di ombrelli che sono degli yokai. Il sigillo reagisce. E abbiamo preso anche Lele. Ma non male, non male. Ah, vi ringrazio. Stavo andando così da giorni. Non so quanto avrei potuto ancora resistere. Ti senti bene? Cos'è successo? Un invasore ha attaccato il monte zodiaco durante il rituale. Subito dopo il suo arrivo il mio tapo è impazzito. Sono certa che sia a causa dell'energia furia. Potevo chiaramente sentirlo. È la stessa cosa che è accaduta a signor Chua. Se anche al vecchio Chua è accaduto lo stesso, posso solo immaginare che tutti i tapu siano impazziti. Forse Peyote e Doleandro se la stanno cavando, ma dovreste aiutarli. Io vi raggiungerò appena avrò recuperato le forze. Beh, dopo 2 settimane che stanno così... No, 1 mese, quant'era? Castelia, sei riuscita a capire l'identità dell'invasore? Potrebbe aiutarci. Quando è arrivato sono riuscito a scorgerlo per un momento. Ma sembrava avesse un braccio cristallino e iridescente. Castelia è svenuta. Deve essere veramente esausta. Link, dobbiamo andare ad aiutare gli altri cardinali. Per ora credo che Castelia sia al sicuro qui. Ma dobbiamo fare in fretta. Certo. Questo è vero. Dunque, fammi però prima recuperare le forze e poi si va. Bene, direi che il video dovrà poter terminare qui. Nel prossimo continuerò ad aiutare i cardinali, sperando di riuscire a completarli senza problemi. Lele e Fini sono andati giù, quindi non penso ci siano problemi anche con gli altri. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Xenoverse per Aspera Destra. In descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.